In questa ultima giornata di questa 70ª edizione del Locarno Festival diamo il benvenuto a Pardo Live anche al vice direttore operativo, futuro direttore operativo, Rafael Brunswick. Buongiorno e grazie. Allora, Rafael, per te è un festival, diciamo così, particolare per tanti motivi. Uno, per l'edizione del 70esimo in cui hai lavorato duramente come tutta l'equipe del festival, e poi anche perché è inutile, quando siamo ormai agli sgoccioli di questa edizione, si inizia a intravedere anche il futuro. Assolutamente, è un'edizione molto particolare, un'edizione alla quale abbiamo lavorato con un'intensità anche maggiore del solito e per la quale penso tra l'altro si possa tracciare un bilancio sicuramente dal punto di vista operativo positivo e su questo poi magari diremo ancora qualcosa. Un anno speciale sì, perché chiaramente il compito che mi attenderà è ufficialmente da settembre, ma di fatto già tra pochi giorni, è un compito entusiasmante ma sicuramente anche molto impegnativo, sì. Allora, dopo andiamo sulle sensazioni di questo futuro, ma intanto c'è da discutere tante cose ancora di questa 70ª edizione, una 70ª edizione che è partita con grandi sfide. Già solo, come dire, come infrastrutture, Locarno è stata riplasmata con una serie di nuove infrastrutture. Come è stato retto? Come è stato l'afflusso del pubblico? Come è stato vissuto? Che dati avete? Mi rimboccherò le maniche con il resto della squadra. E il primo obiettivo chiarissimo è quello di consolidare il grande lavoro fatto da Mario e già questo non sarà semplice. E poi chiaramente bisognerà mantenere quella dinamicità che ha caratterizzato il festival in particolare negli ultimi anni, anche grazie a Mario, e mantenere quindi quella capacità di guardare avanti, di sorprendere, di trovare nuove forme di sviluppo di questo evento. Uno degli ambiti chiave che verranno ancora con maggiore forza rispetto al presente, sicuramente l'aspetto della digitalizzazione, dove tanto si è già fatto, ma dove bisognerà lavorare a delle architetture un po' più strutturate, mettere insieme i tanti punti che compongono gli aspetti digitali del festival, adesso trovare una via per il futuro, ma i cantieri sono molti e insomma il lavoro non mancherà. Allora, innanzitutto facciamo l'augurio naturalmente per tutto quello che verrà, perché sia davvero in continuità, come ho detto, tu sei già stato con uno stretto collaboratore di Mario Timba, speriamo che continui in tutto questo, e questo è l'augurio, e dall'altro anche il ringraziamento, perché anche merito tuo se questa edizione di Locarno 70 è stata così ricca di cose. Grazie Raffaele. Grazie a te, Lorenzo.